Mi chiamo Riccardo, insieme al mio migliore amico Giacomo siamo i giocatori di PS3 più forti di tutti i tempi. Quando giochiamo insieme online siamo invincibili, non c'è squadra che possa tenerci testa. Un giorno decidemmo di incontrarci da me. Fuori c'era brutto tempo, quindi accendemmo la mia PS3 e iniziamo a giocare. Eravamo soli, tutto come al solito, nessuno riuscì a vincerci. Si fece buio e Giacomo decise di avviarsi verso casa mentre finimmo di ridere per le battute fatte durante la partita online. Passò poco più che un minuto. Sentì una brusca frenata di automobile a circa 50 metri da casa mia e il suono della stessa auto che impatta contro qualcosa. Tutto ciò mi fece portare istintivamente le mani a coprire le orecchie. Uscii in balcone per controllare cosa succedesse, ma mi bloccai. Ebbi paura, anzi, fui terrorizzato da quello che avrei potuto vedere in strada. Presi coraggio e avanzai. Con gli occhi socchiusi scrutai la strada per cercare di capire cosa effettivamente fosse successo. E ciò che vidi mi fece rabbrividire a tal punto da farmi rimettere. Vidi il mio migliore amico nel mezzo della strada, riverso a terra con entrambe le ginocchia spezzate e piegate nella parte opposta al normale, inondate di sangue, un braccio completamente spezzato e una mano mutilata. Il suo povero volto era sfregiato orribilmente, era irriconoscibile. Mi sedetti in un angolo, tremando e in lacrime. Nascondevo la testa tra le ginocchia per nascondermi da tutto quell'orrore. Non volevo e non potevo crederci. Dopo circa 10 minuti, scesi da casa ancora sconvolto, con le gambe che a malapena mi reggevano. Vidi che stavano portando via il corpo di Giacomo. Andavano con calma, sapevano che non c'era nulla da fare. Le notte ebbi terribili incubi. Vedevo e rivedevo la scena raccapricciante. Riuscivo a vedere i suoi occhi pieni di terrore e dolore. Dormì non più di un paio d'ore. Il mattino seguente ero distrutto. Sentii al telegiornale la notizia. Ragazzo 16enne ucciso a Bologna da un pirata della strada. L'auto era lanciata a circa 160 km orari. Dio mio, pensai. Probabilmente non si è nemmeno accorto dell'auto. I miei genitori mi tennero a casa da scuola e cercarono di consolarmi in tutti i modi, ma fu inutile. Non avevano visto quello che avevo visto io. Non potevano capire. Mi sdraiai sul divano con le braccia incrociate facendo grossi sospiri. I giorni e le notti seguenti passarono lentamente. Le notti erano tutte tormentate e i giorni tutti tristi e interminabili. Passarono le settimane. Dopo un mese mi ero ripreso sufficientemente da riprendere una vita normale. Quel giorno tornai da scuola e come sempre ero stanco e affamato. Dopo pranzo accesi la PS3 con un po' di malinconia per le vecchie partite con Giacomo. Accesi l'online e controllai tra la lista degli amici che potevo sfidare. C'era Alessandro, Davide, Michele, Luca, Lorenzo, Giacomo. Lanciai il joystick con un urlo e iniziai ad ansimare pesantemente. Stavo forse impazzendo? Lui se n'era andato per sempre e i morti non usano i videogiochi. Spensi tutto, presi la bici e mi diressi a casa sua non capendo cosa stesse succedendo. Una volta arrivato, vidi dalla finestra il suo fratellino più piccolo che giocava. Ah già, pensai, suo fratello. Poi mi diressi di nuovo verso casa mia, ancora inquietato e stupito da quel che ebbi pensato. Che stupido che sono. Continuai a ripetermi per tutto il viaggio di ritorno. Arrivato a casa, l'atmosfera era molto strana, più cupa del solito. Sembrava quasi irreale. Non ci feci troppo caso, iniziai a prepararmi qualcosa da mangiare, quando il mio cellulare squillò. Io risposi senza nemmeno fare caso al numero. Dall'altra parte, silenzio totale per circa 5 secondi. Poi sento una violenta sgommata d'automobile e un impatto. Lascio andare il telefono e mi allontano lentamente, tenendo gli occhi sgranati fissi sull'apparecchio. Di sicuro qualcuno avrà voluto farmi uno scherzo di cattivo gusto, mi dissi. Ma non era possibile. Chi poteva sapere che avevo sentito tutto? Non sembrava una registrazione. Quindi chi ha riprodotto che sono agghiaccianti così perfettamente? Come? Perché? Mentre mi facevo queste domande, mi accorsi di essere spalla al muro, con a pochi metri da me il mio telefono che si era rotto con l'impatto nel pavimento. Non ebbi tempo di smettere di battere i denti, che squillò anche il telefono di casa. Corsi e lo staccai, non volli rispondere. Controllai su Facebook e avevo 32 messaggi non letti, tutti inviati da Giacomo. Non capivo se qualcuno mi stesse giocando un brutto scherzo o era la mia mente a prendermi in giro. Aprì i messaggi con la mano che tremava più che mai. Tutte e 32 recitavano: vieni con me Riccardo, giochiamo insieme. Imprecando ad alta voce e mi tolsi bruscamente il computer portatile dalle gambe scaraventandolo sul divano, mentre quei messaggi crescevano. 35, 39,
41, tutti provenienti da lui. Piangevo e gridavo, non potevo credere a quello che vedevo. Il telefono fisso riprese a squillare, nonostante io lo avessi staccato pochi minuti prima. La TV si accese e con lei la mia PS3. Nella schermata dei messaggi ne avevo uno non letto, che proveniva da lui. Perché non vuoi più giocare con me? Giochiamo! Io stavo gridando così forte che pensai che le mie corde vocali si sarebbero lacerate e strappate da un momento all'altro. Le luci andavano e venivano e la televisione iniziò ad andare in statico con un sibilio acutissimo ed estremamente potente. Ero solo, nessuno mi sentiva ed io urlavo e mi contorcevo dal dolore. Mi coprì il volto con così tanta paura che mi lasciai sulle guance i segni delle unghie. Corsi in strada non smettendo di urlare e piangendo in modo innaturale. Era notte ed io non vedevo bene. Non capii di essere in strada, non vidi quella maledetta auto. Sentii solo un grosso rumore di sgommata e un tonfo. Questo è ciò che recitava il giornale locale il giorno dopo. Ragazzo sedicenne di nome Riccardo, trovato morto in strada, vittima di un uomo in stato di ebbrezza. Il viso sfigurato e le ginocchia entrambe spezzate. Vicino al suo corpo un biglietto senza impronte digitali, né alcun elemento che indicasse chi lo abbia scritto e portato lì. Sul biglietto vi era scritto: ora potremo tornare a giocare insieme.